appena terminato il primo tempo tra Maracaibo e Sporting 2-1-9, risultato di 5-0 per i ragazzi in maglia verde. Parliamo con il numero 5, ricordami il cognome. Partita molto dura, cerchiamo di salvare la faccia. Sì, diciamo che anche le assenze, componenti meno, sì. Cerchiamo di fare il possibile, dai. Avete fatto di tutto per essere in campo, sì, e già, cioè, questo è importante. Almeno l'impegno. Sì, ci sono delle assenze abbastanza notevoli, cioè abbastanza mezza squadra. Infatti, cercate di tenere fino alla fine, in bocca al lupo. Guardateci voi in bocca al lupo, dai. Parliamo adesso con qualche elemento dello Sporting capolista. Parliamo con il numero 9, autore di un gran primo tempo, una battuta a volo, state vincendo, sta vincendo gli avversari, sì, mancano 2-3 giocatori. Potevano venire. Rifacciamo, la rifacciamo questa. No, ma non era per. Non volevo. Cioè, ma pure rinviare questa partita. No, ma sicuramente li rincontrerete più in avanti. Sono problemi. Sono problemi. Buon secondo tempo. Posso partire del match Sporting 2-1-9 contro Maracaibo. Siamo con i migliori in campo. Giglio ha preso una gran bella prestazione in fase difensiva. C'è il portiere, il portierone della Maracaibo. Parliamo prima con te. Troppe tante assenze, sì, comunque gli avversari comunque sarebbero stati superiori, perché certamente l'hanno dimostrato in questo torneo, sono a punteggio pieno, però potevate giocarvela un po' meglio, diciamo, questa gara. Sì, sono troppe assenze importanti, a partire dal capitano, quindi dall'attaccante, però noi siamo venuti qui a giocarci la partita per divertirci. Un po' di nervosismo di troppo in campo, però sono cose che succedono e devono finire in campo. Diciamo che era evitabile questo nervosismo, anche perché la partita già aveva detto tutto. Ovviamente, però nessuno ci sta a perdere, quindi a volte qualche testa un poco più calda si fa sentire, però. Ringraziamo il portiere dell'Atletico, grazie mille. Arrivederci, ciao. Alla prossima, adesso parliamo con Giglio e poi diamo la medaglia di migliore in campo più uno sconto ottica e verso la taverna dei Gagà, che puoi prendere pizza e diciamo sia da bere che pizza per due persone e paghi solo 5 euro, okay? Adesso parliamo con te della partita. Dal punto di vista tecnico-tattico davvero non vi si può dire nulla, siete superiori a tutti in questo torneo, probabilmente siete i favoriti, però se c'è una nota stonata possiamo dire questo è evitabile. Sì, abbiamo giocato bene per tutta la partita, è solo alla fine, diciamo, che si è rovinata un po' la partita per il nervosismo degli avversari. Anche perché quando una squadra vince 8-0 si può anche capire, avete giocato sicuramente voi tutti a pallone, si può capire che gli avversari un po' di nervosismo entrano un po' duro. Questo è vero, però diciamo noi veniamo qui per divertirci, per farci male. Se gli avversari entrano a farci male, cioè se ci vogliono far male non va bene più. Questo è sicuro, però voi che potete, si poteva evitare soprattutto... Certo. Dire ragazzi non entrate così, però sì, evitare questa, diciamo, lo sai meglio di me, sotto, in campo sì, l'agonismo si può sentire. Questo è grande normale, Giglio! Sì. Giglio, vuoi fare una dedica particolare? No, la dedico alla squadra. Spero e a Serge. Spero di continuare così questo torneo. Vabbè, stai giocando davvero alla grande. Ti ripro le maglie dello staff? Sì, maglie verdi. Salutiamo tutti gli amici dello Sporting 2-1-9. Ciao ragazzi.